Sono stati molti gli utenti che ieri sera su Twitter hanno espresso incredulità nel vedere la conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, a Di Martedì, a parlare di crisi delle banche, speculazioni finanziarie, scandali economici e rapporti tesi tra governo e Europa. Le banche, dice, sono un'istituzione, oggi le persone non si fidano più. E ancora, uno si fida della persona, non è giusto che ci rimettano i risparmiatori. Ma cosa ci faceva la Balivo nella trasmissione di approfondimento politico di La 7? Una ragazza su Twitter ha provato a rispondere: beh, avanzava una poltrona e hanno invitato la Balivo. Un altro invece ha ipotizzato: tu guarda se alla fine non sarà un tutorial di Caterina Balivo per risolvere il caso di Banca Etruria. Fino a che Alfiere 24 ha detto: siccome la Balivo è la moglie di Guido Maria Brera, per la proprietà transitiva è esperta di banche. Ad essere preso di mira da Twitter è stato anche Maurizio Landini, ospite quasi fisso di Di Martedì, che ieri sera ha attirato su di sé più di uno sguardo incuriosito. Ogni volta che veniva inquadrato, infatti, gli occhi dei telespettatori cadevano immancabilmente sul labbro superiore e sull'herpes che aveva.